Buongiorno a tutti, benvenuti e bentrovati sul nostro canale. Questa mattina abbiamo sconfinato in una nuova valle. Siamo al confine con la Valle d'Aosta, tra Valle d'Aosta e Piemonte. Stiamo salendo alla colma di Monbarone. Abbiamo lasciato l'auto a Travinasse subito dopo Settimo Vittone e abbiamo preso il sentiero 858 in direzione colma di Monbarone. Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. Anche oggi siamo in compagnia, oggi abbiamo con noi una rappresentanza del CAB. Salvatore. Ciao a tutti, ciao. Paolo, ciao Flavio, tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Claudia, Matteo, ciao. E Patrizia. Ciao. Da questo punto si intravede la cima, in quel punto lì, prima di arrivare in cima, arriveremo al rifugio del Monbarone. Poi faremo il giro alla punta Trevescovi per chiudere poi giù l'anello sulla cresta e scendere. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Lago di Monbarone, ma completamente secco. Pazzesco. E anche oggi non ci mancherà la neve. Grab the keys to the locks of our dreams. Flooded by what it could be. Stiamo salendo la vetta del Monbarone e dopo aver perso un attimo il sentiero lo abbiamo ritrovato. La salita sale decisamente ripida, ma a noi ci frega poco, continuiamo a salire. Stiamo per arrivare al rifugio Monbarone e alla vetta che è subito sopra. Open your eyes, stare at me. Just believe. Our love will last forever. Eccoci sulla cima del Monbarone. Laggiù andiamo al lago di Viverone. Spettacolo. Thank you.
direzione Punta Trevescovi. Puntate il tacco! Fai tranquillo, dagli un po' di fiducia a questi ramponcini! Punta Trevescovi raggiunta a 5 minuti dal Mont Barone. Ora dalla Trevescovi andiamo verso il Colle Lace. Stiamo affrontando una discesa con tratti ancora ghiacciati, quindi non molto agevole, ma piano piano riusciamo a scendere. Siamo a circa metà del percorso, quindi è buono per ricordarvi di iscrivervi al canale, lasciarci un like e se volete anche un commento. Crestina molto interessante, soprattutto perché a tratti ancora innevata, ghiacciata. Allora, da quella cima, tutta la cresta così, giù, e la continuiamo. Pensavo che era un po' più tesa sta qua. Giro sulla cresta davvero spettacolare, ragazzi, una figata pazzesca, davvero un bel percorso, vi consiglio di farlo perché è veramente uno spettacolo. Questo è tutto il percorso fatto finora, dalla vetta del Mont Barone tutto in cresta fino a scendere. Anche le nuvole oggi hanno un loro fascino. Comunque sta nevischiando già da un po'. Oggi la stiamo facendo un po' con il nevischio, un po' col caldo. Boh, non si sa bene in che stagione siamo, comunque. Che ravanata, ragazzi! E scesi dal Colle Lace, adesso dopo una lunga camminata, il momento più bello. Se magna! Buon appetito a tutti! Buon appetito! Buon appetito, ciao! Allora, è tornato il panino, ragazzi. È tornata la paura, non riesco a capire cosa c'è dentro. No, allora oggi panino gourmet, scamorza, radicchio e patè di olive. Minchia, raga, buono, un appetito. Sta nevicando e non poco. 15 aprile, non 23 dicembre. Adò, siamo in piena bufera di neve. Siamo arrivati al Col Giassit, continuiamo la nostra discesa con questo lungo giro ad anello sotto una fitta, fitta nevicata, ragazzi, è un freddo allucinante. Non ci aspettavamo di trovare una nevicata del genere oggi, praticamente è tutto bianco. Voglio quel bene che ti voglio. E vai, ragazzi, oggi non abbiamo beccato un vento assurdo, ma in compenso abbiamo beccato una nevicata che neanche a gennaio, cioè pazzesco.
però bellissimo, un giro molto molto vario. E adesso stiamo per tornare all'auto, manca poco al traguardo finale. Bellissimo giro, ve lo consigliamo caldamente, davvero valido. Spettacolare ragazzi, bello bello. E oltre al bellissimo giro e alla bellissima giornata, oggi splendida la compagnia, ringraziamo tutti. Ciao, grazie, ciao. Ciao a tutti. Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Ricordatevi di leggere qua sotto in descrizione tutti i dettagli di questa escursione e noi ci vediamo alla prossima settimana. Ciao.